impatto anche su un aspetto letterario, perché analizzeremo il fenomeno del terrorismo attraverso il libro del generale Mario Mori, Oltre il terrorismo, soluzioni alla minaccia del secolo. Questo è l'argomento di attualità anche odierna rispetto a quello che poi è successo oggi a Mogadiscio, lo dicevamo prima, ma anche rispetto alla relazione che l'intelligence ieri ha fatto, l'intelligence annuale, la relazione che fa annualmente proprio sui problemi della sicurezza per la Repubblica Italiana. Il titolo dell'evento, come avete già letto, è quello che poi stimola anche un po' la curiosità, la scatola nera d'Italia. Generalmente le scatole nere, come sapete tutti, rappresentano un po' quell'oggetto che gli aerei hanno sulla carlinga per analizzare quello che poi sono eventuali incidenti drammatici, per capire gli effetti, quello che poteva essere anche la situazione in corso. Noi innanzitutto dobbiamo ringraziare stasera per la presenza il procuratore della Repubblica di Foggia, dottor Vaccaro, e l'Associazione anche Nazionale dei Carabinieri di Foggia, che è qui presente con i propri rappresentanti. Naturalmente si parlerà di Carabinieri in generale questa sera, era necessario anche che fosse omaggiato da dove lei ha operato per oltre 40 anni per quanto riguarda la sua attività e quella del colonnello De Donno. Diciamo del titolo, quindi, la scatola d'Italia. Non so se si riuscirà a percepire novità rispetto a quanto è stato scritto, detto in tutti questi anni, rispetto alle situazioni che il generale, anche il colonnello, hanno rappresentato nei vari contesti, anche questo loro tour che riguarda un po' quello che rappresenta l'attualità del momento, anche delle situazioni precedenti. Per quanto riguarda questa serata, oltretutto dovremmo fare in modo che l'interlocuzione, il generale ci chiedeva appunto di parlare di temi di attualità, soffermandoci su aspetti anche che possono interessare l'opinione pubblica su avvenimenti che poi sono accaduti relativamente anche negli ultimi anni. Una breve scheda del generale Mori, detto che conoscete un po' tutti, però il generale Mori nasce quasi 80 anni fa, io ho detto non 79 perché lei è del 39 generale, a Postumia Grotta, che era una cittadina ex Trieste che poi è passata alla Jugoslavia, leggevo nel 1947, Slovenia. Figlio di un ufficiale dei carabinieri, come anche il colonnello De Donno, figlio di un maresciallo dei carabinieri, quindi la loro tradizione. Io qui riporto una frase un po' particolare del generale Mori quando dice: siamo stati in servizio permanente effettivo per 40 anni nell'arma dei carabinieri, purtroppo negli ultimi anni siamo stati in servizio permanente effettivo nelle aule del tribunale. Sono un passaggio di questo tipo generale, quindi oltretutto, oltre che quello di servizio permanente effettivo, essere figli di carabinieri aumenta ancora di più gli anni forse a disposizione, perché avete seguito i loro iter ed il resto in generale, così anche il colonnello, hanno seguito i loro genitori, i propri genitori nei vari passaggi, trasferimenti che l'arma dei carabinieri attua anche attualmente. E quindi entra nell'arma nel 1966 con i gradi già di capitano, arriva al SID, servizio segreto militare, a Roma sezione anticrimine nel 1978, quando c'è anche l'episodio del rapimento e dell'uccisione di Moro. Lei era vicino proprio a Cossiga, dicono le cronache, nel momento in cui c'è stato il ritrovamento della famosa Renault rossa. Sotto la direzione di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che credo rappresenti un po' il suo punto di riferimento preciso, mette a segno dei colpi all'EBR e al terrorismo di diversa matrice. Naturalmente tutti ricorderanno anche l'arresto di Barbara Balzerani delle Brigate Rosse. E in quell'episodio nasce quindi il metodo Dalla Chiesa, che poi chiederò al generale che cosa vuol dire questo metodo Dalla Chiesa, perché applicheranno questo metodo non solo nella lotta al terrorismo, ma anche a quello che poi è la malavita organizzata e, perché no, anche nel terrorismo di carattere diverso, di carattere non quello prettamente del terroristico italiano. Quando passa a Roma, dall'86 al 90, come tenente colonnello, viene formato anche il ROS, raggruppamento obiettivo speciale, qualcosa che il generale va sicuramente fiero per quanto riguarda sia la sua partecipazione alla Costituzione, è stato vice comandante e poi comandante dei ROS per quanto riguarda il gruppo del ROS, appunto. Naturalmente le maggiori indagini riguardano proprio quel momento per quanto riguarda la mafia e gli appalti. Ed è stato quello, credo, il generale lo dice pure in alcune sue interviste, che ha fatto smuovere probabilmente in maniera sconsiderata la mafia stessa, e con tutti gli episodi che sappiamo, con gli assassini di Falcone e Borsellino. Alcuni attribuiscono proprio a questa indagine l'assassinio di Falcone. Anche Borsellino ne era convinto, e credo ne erano convinti anche forse il generale Mori con i suoi collaboratori.
Naturalmente è stato collaboratore di Falcone e Borsellino, che vedevano con grande passione, ma anche con grande testimonianza di positività, la costituzione proprio del ROS. E qui si ferma un po' quello che è il mio resoconto, ma poi sicuramente è un curriculum che è abbastanza oneroso di avvenimenti e di tanti successi e purtroppo anche qualche considerazione di non successi, ma incomprensioni, mettiamo così, tra virgolette, con alcuni aspetti legati alla magistratura. Però questa sera dobbiamo parlare di terrorismo innanzitutto, per poi allargarci insomma, un po' a considerazioni anche di attualità che riguardano questo nostro momento. Generale, io le dicevo prima che ieri c'è stata questa relazione annuale, io resto in piedi un attimo, per quanto riguarda l'intelligence, quindi una relazione che annualmente i servizi di sicurezza fanno in Italia affinché si faccia il punto della situazione riguardo al terrorismo e non solo, anche quindi matrice di carattere delinquenziale. Leggendo le cronache di oggi però ho visto che alcuni quotidiani di carattere nazionale non hanno mai menzionato questo importante, credo, documento per certi versi a livello generale. Solo un giornale come l'Avvenire lo reputo che razzismo ed estremismo i nuovi orti del pericolo. Ecco, non so se lei ha letto o meno questo documento, perché poi del resto è abbastanza oneroso, e se può dirci se corrisponde un po' al vero rispetto alle sue considerazioni quello che il documento avrebbe potuto scrivere. Intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Mi consente di essere qua. Guardi, no, non l'ho letto, perché ce lo manderanno adesso con calma noi vecchi direttori. Potrei fare una battuta e dire che ho letto gli altri, quindi più o meno so qual è il contenuto di questo. Di solito queste relazioni non scoprono nulla, solo l'acqua calda. In effetti enunciano i problemi, ma non vanno a fondo dei problemi stessi, peraltro non è neanche la sede per entrare in media stress, e quindi praticamente è un flash sulle varie situazioni. Alla fine il difetto che io attribuivo a queste relazioni è che parlano di tutto e non c'entrano quei due, massimo tre argomenti che sono veramente vitali per la situazione italiana. E la situazione italiana in questo momento vitale è il terrorismo da una parte e la situazione economica dall'altra. Questi sono i due problemi che dovrebbero interessare e penso interessino di più nella realtà i dirigenti dei servizi. Con me dialogherà anche con il colonnello e con il generale Mori, il dottor Domenico Bevere, dove essere con noi anche il professor Giampaolo Maria Truoto, però problemi di salute ci pare che fosse una febbre anche abbastanza da cavallo, non è potuto intervenire, quindi facciamo i migliori auguri per la sua salute. Domenico Bevere è un economic analyst, osservatorio per le politiche economiche all'Università di Firenze, frequenta gli studi strategici internazionali. Domenico, se puoi continuare anche tu con qualche domanda, visto che... Buonasera. Allora, generale, io faccio un passo indietro, torno, parlo del libro. Insomma, ho letto con molto interesse questo libro, un libro molto importante che tutti dovrebbero leggere. È un libro composto da fatti, da numeri, da esperienze soprattutto, e che forniscono un'ottima chiave di lettura per capire cos'è il terrorismo, cosa avviene ogni giorno. Poi magari ci potrete spiegare perché i giornalisti italiani utilizzano il metodo dei servizi europei e non di quelli americani. Detto questo, lei cita nel libro un numero impressionante, 75.000 morti per terrorismo negli ultimi 25 anni. Quindi la definiamo una guerra oppure una strategia terroristica? Ma guardi, anche il 2017, che è stato un anno di regressione, soprattutto per l'Europa, siamo arrivati a 118, mi sembra, ma nei 5 paesi che sono più sensibili al terrorismo, Iraq, Siria, e poi Giordania, Egitto, siamo comunque sempre nell'ordine di quasi 19.000 morti nel 2017, ed è in decrescita il fenomeno. Noi non siamo la parte principale, non siamo l'obiettivo principale del fenomeno terrorismo. Il terrorismo islamico opera nei paesi musulmani, questo è il concetto. Il 74%, 75% degli attentati e dei morti sono nei paesi musulmani, quindi è un problema loro.
Noi che cosa facciamo? Che funzione abbiamo? Primo, come cassa di risonanza, perché, come dicevo prima, un attentato fatto a Mogadiscio con 29 morti vale 10, un attentato fatto a Parigi, Londra o Berlino con 5 morti vale 100, perché è diversa l'esito che può dare dal punto di vista della pubblicità, della notorietà dei fatti. Quindi noi prima serviamo per questo e poi perché possiamo fare da terreno di reclutamento per le formazioni terroristiche che prelevano dal mondo europeo un livello di professionalità certamente superiori rispetto a quello che può venire dal ragazzo che viene dal Marocco, rispetto a quello che viene da Bruxelles, teoricamente più preparato, anche tecnicamente, anche nel successivo impiego. Quindi noi saremo sempre oggetto dell'attenzione per il terrorismo. Terrorismo che ha finito una fase e sta cominciando un'altra. È finito il terrorismo, quello sostenuto dal califfato, dall'ISIS, che prevedeva l'occupazione del territorio per costituire una realtà istituzionale, quindi il califfato. Si passerà adesso, probabilmente a seguito delle esperienze fatte, a un tipo di terrorismo che era proprio invece dell'altra organizzazione che ha preceduto l'ISIS, cioè Al-Qaeda. Al-Qaeda sosteneva che prima di arrivare al califfato bisognava sconfiggere i nemici lontani, e cioè in primis gli americani e poi gli occidentali, e successivamente i governi musulmani empi. Allora, quando si sarebbe riuscito a ottenere questo, si poteva cominciare a pensare al califfato. I fatti hanno dato ragione a Bin Laden, se vogliamo, quindi può darsi che adesso si ritorni a tipi di strutture sul territorio disarticolate e che sono unite da qualcosa, da un concetto ideologico più che da un comando che li coordina. Generale, io ho parlato prima del metodo dalla Chiesa, un metodo che fu applicato col terrorismo delle Brigate Rosse, il terrorismo nero. Poi il famoso aspetto fu portato anche nella lotta a Cosa Nostra. È attuabile anche per il terrorismo di carattere internazionale questo metodo? Sì, certamente sì, perché vede, i fondamenti sono sempre validi. Io faccio un esempio perché ho vissuto personalmente per il terrorismo. Il nostro concetto d'azione, che lo elaborammo noi 4-5 capitani e il generale della Chiesa ebbe la capacità di intuire la validità. Il concetto era questo: quando noi abbiamo individuato un terrorista, sia esso di destra o di sinistra, e poi successivamente un mafioso, e poi successivamente ancora un terrorista islamico, noi abbiamo trovato, io la chiamavo la gallina dalle uova d'oro, nel senso che era addirittura da tutelare, perché dove andava in giro, dove toccava, più delle volte i terroristi erano tutti latitanti, toccava bene. Cioè il concetto che noi applicavamo, io lo applicai nel contrasto alla colonna romana delle Brigate Rosse. Io mi presentai un giorno dal consigliere Sottore Gallucci, forse il dottor Baccaro si ricorderà il consigliere Gallucci, che era un uomo anziano con tanti problemi, però aveva delle intuizioni geniali, e gli portai la fotografia di uno, vede questo consigliere, questo è Remo Pancelli, ancora mi ricordo, il capo della colonna romana del Brigate Rosse. Abbiamo accompagnato a casa sua, e sotto casa sua ci sono i miei uomini. E allora, fa lui, e allora la mia proposta è questa: lo lasciamo stare, lo seguiamo, vediamo dove va, qualsiasi cosa fa va bene. E quest'uomo anziano, sordo, con tanti problemi, mi guarda e dice: capitano, questo domani può sparare a me o può sparare a lei, però mi sembra giusto questo concetto. Ci abbiamo messo 4 mesi. Siamo stati estremamente fortunati, è andato tutto bene, e non sempre va bene, ma poi ne abbiamo arrestati 34,
brigatisti rossi della colonna romana, ma non erano 34 quelli che avevamo individuato noi, erano esattamente 39, 5, d'accordo col procuratore, li lasciammo fuori, perché se avessimo arrestato anche gli altri 5, avremmo tagliato il filo che ci legava nelle indagini con le Brigate Rosse, avremmo perso il contatto, come si dice in termini tecnici. Ecco, questo era in sintesi la tecnica del gruppo della Chiesa. Metodo che voleva, è stato applicato anche in Sicilia per Cosa Nostra e che ha portato a qualche incomprensione, chiamiamola così. Lei, famoso il detto, meglio, non è bello il detto meglio l'uovo oggi che la gallina domani, lei diceva non meglio la gallina oggi, ma è meglio il pollaio domani, era questo che racchiude un po' il tutto. Questo è lo stesso concetto che ha espresso. Detto in maniera molto più semplice rispetto a queste situazioni. Più banale, ecco, io vorrei coinvolgere poi insieme a lei, faccio una domanda unica tra lei e il colonnello De Donno, che è sempre un po' al suo fianco, anche quando non è più in servizio permanente effettivo, mi pare, generale. Il colonnello De Donno mi ha tormentato dal grado di tenente, quindi ce l'ho sulle spalle da allora. La rafforza, la segue, non è che la sua, non è la sua ombra, è il suo uomo del corpo, diciamo che la segue anche per proteggerla, diciamo pure così o no? Esattamente sì. Benissimo, allora, colonnello, visto che è qui con noi, ma del resto lei ha partecipato a tutte le vicende, anche siciliani, adesso usciamo leggermente fuori dal discorso anche del terrorismo, lei ci ha dato delle risposte anche prima. Perché in Italia, colonnello, i fenomeni terroristici sono stati in minor misura, quasi zero? E domande che faccio pure a lei in generale, ma la politica attuale che si sta perseguendo in Italia, del resto il giornale lo menzionava prima, questo terrorismo che potrebbe nascere da fenomeni di razzismo e di carattere politico con estremismi radicalizzati in Italia, deriva da che cosa questa tranquilla situazione italiana rispetto a fenomeni che sono accaduti in Francia, in Belgio e in Inghilterra? Buonasera a tutti. Allora facciamo così, io rispondo alla prima domanda, in generale rispondo alla domanda politica, che è quella più complessa. Sì, che ha tanti amici politici, vero? Cioè, anche lei. Diciamo, dobbiamo dire varie cose. Per quanto riguarda il terrorismo islamico, innanzitutto l'Italia è stata ha una storia completamente diversa da quella degli altri paesi europei. Primo fra tutti, non abbiamo un passato coloniale così importante e imponente come quello di Francia, Inghilterra, Belgio e altre nazioni. Quindi non abbiamo ancora, non abbiamo, diciamo così, dei conti in sospeso con queste realtà geografiche. Secondo punto, non abbiamo un'immigrazione da questi paesi così forte come è presente negli altri paesi. Noi dobbiamo calcolare che, tanto per fare un esempio, Marsiglia, che è una grande città francese, ha un 35% di popolazione di origine musulmana. Tra l'altro la configurazione geografica e politica di questi paesi è molto diversa dall'Italia, mentre noi abbiamo una società diffusa sul territorio per la nostra storia, quindi in città, paesi, piccoli comuni, all'estero diciamo che abbiamo una connotazione più grande nelle città metropolitane, quindi ci sono aggregazioni molto più complesse. In questi paesi è stato poi negli anni favorita una immigrazione di popolazioni provenienti da questi paesi di cultura musulmana che hanno soddisfatto una richiesta anche di manodopera, perché questa è la verità, e questi paesi non hanno saputo integrare, perché ognuna delle varie politiche, sia quella francese, quella inglese, quella tedesca, alla fine comunque hanno fallito, non hanno integrato queste persone, e soprattutto per esempio in Francia e anche in Inghilterra il premio che è stato dato a queste masse di persone è stata la cittadinanza, errore che noi fortunatamente fino adesso non abbiamo fatto, perché nel momento in cui lei gli dà il passaporto e riconosce cittadino del paese, poi ha un problema che non lo può più espellere, non gli può più revocare la cittadinanza, che è il problema attuale francese. In più, dobbiamo dirlo perché il generale lo dice sempre, ma è la realtà, credo che in sala molti lo possano, noi in Italia abbiamo forse la migliore polizia giudiziaria a livello di prevenzione, quindi le nostre forze di polizia sono riconosciute universalmente come le migliori a livello europeo, quindi anche perché abbiamo una distribuzione sul territorio diversa che ci permette un controllo delle presenze
diverso. Non abbiamo le grandi concentrazioni di non abbiamo le banlieue francesi, quindi non abbiamo città in cui abbiamo grandi concentrazioni, per cui il controllo di questi gruppi è più facile e per loro è molto più difficile logisticamente organizzarsi. Se pensiamo al caso di Molenbeek, Molenbeek è un quartiere in Belgio che sostanzialmente, come dice il generale spesso, se vi portassero a Molenbeek bendati, vi tolgono la benda, uno potrebbe tranquillamente dire che sta al Cairo piuttosto che ad Algeri e invece vive in Belgio. È un posto dove ci sono questi quartieri, in queste città, dove non si parla la lingua locale, si parla solo arabo, si vive con i costumi arabi, si addirittura pensiamo che siamo arrivati al punto che in Inghilterra, che è un paese con tradizioni abbastanza anche liberali, ha autorizzato pattuglie di polizia islamica che applicano la legge della Sharia per risolvere le controversie della popolazione. Cioè in Inghilterra, a Londra o nelle grandi città ci sono persone che girano con un giubbotto giallo con scritto Sharia Police e che si sostituiscono alla legge dello Stato, quindi stiamo cedendo porzioni di territorio notevole. Tutto questo in Italia non è successo. In più, diciamo che l'attività di controllo, l'attività di informazione è stata meglio gestita. Un esempio per tutti, in Belgio, fino agli attentati fatti in Francia recentemente, le perquisizioni domiciliari erano vietate nell'esecuzione di notte, perché per la privacy non bisognava andare di notte. Il procuratore mi dà la ragione che giustamente andiamo alle 10 di mattina e gli chiediamo permesso, non ha senso. In Germania c'è una legge molto restrittiva sulla privacy, così come in Inghilterra, che limita molto l'uso delle intercettazioni telefoniche. Quindi diciamo che noi da questo punto di vista siamo più dotati. In più abbiamo uno strumento legislativo che è quello dell'espulsione, che ci permette in maniera più o meno democratica di espellere con un decreto del Ministro dell'Interno tutti quei personaggi che presentano sufficienti elementi di sospetto di contiguità in certi ambienti, che ci dà una forza per, diciamo così, disarticolare, perché poi basta mandarne via due e tutto il gruppo, ammesso che il lavoro diventa complesso. Quindi da questo punto di vista diciamo che l'Italia, questo non evita che, non vuol dire che non abbiamo il pericolo, non ci sono situazioni, però ecco, rispetto agli altri siamo nettamente più favoriti. Generale, quindi non c'è un sistema di radicalizzazione eccessivo, però queste misure ultime o il discorso di poter forse intravedersi, si parlava di razzismo e radicalismo nell'ultima relazione, è presente nella possibilità, si dice, il pericolo potrebbero essere prossime elezioni europee a far venire a galla questo problema? Ma sì, questo sicuramente è un fenomeno di prospettiva. Anche noi, la situazione che è descritta con la Roma è perfetta secondo me, e con un'aggiunta, vale ancora per una decina d'anni, dopo le proporzioni anche per noi saranno molto diverse e si dovrà vedere. Il problema del razzismo adesso, a mio avviso, a parte l'approccio che poi i vari giornali hanno dato alla relazione, perché lei ha citato l'Avvenire, io deformato come sono ormai politicamente, da vedere la penso in un modo, se poi legge magari Libero, un giornale, vedremo un altro concetto espresso. Adesso come adesso il razzismo in Italia non c'è, ci sono stati degli episodi, ma per definire un paese o una città o comunque una regione razzista ci vuole ben altro. Non ha tradizioni razziste l'italiano, la cultura italiana, quindi a meno che non avvengano fatti di particolare rilevanza, cioè, ci può essere l'innesco come quello lì ad Ascoli, dove quel matto, ma che matto ha sparato per strada, ma non si può considerare un fenomeno, però è matto lui e basta. Quindi per ora direi che non c'è questa preoccupazione, a mio avviso. Mi ricollego al colonnello. Le Brigate Rosse erano un gruppo molto ben organizzato, però con dimensioni relative. Invece qui ci troviamo di fronte al cosiddetto terrorismo liquido. Lei non sa chi attaccherà cosa. Potenzialmente ci sono milioni di terroristi. Quindi come ci si comporta? Il problema
Io mi arrabbiavo sempre che quando ero parte in causa, che succedeva qualche fatto e il ministro di turno dice: da domani aumenteremo di 1000 uomini l'arma dei carabinieri, daremo 500 milioni in più. Io dentro di me dicevo: animale, lo dovevi fare 10 anni fa se volevi ottenere qualche cosa, perché devi guardare lontano. Queste problematiche non vanno affrontate sul momento. Questo è il concetto base. Quindi, se vogliamo essere sicuri tra 10-15 anni, dobbiamo cominciare adesso. E come si fa? Si fa attività, vede, un'altra cosa che mi fa imbestialire, leggo i giornali, i francesi si sono fatti sorprendere, l'intelligence non vale nulla. Non sa quante sono le fiche, cioè i fascicoli dei francesi sospettati dalla polizia francese? Sono circa 21.000. Allora, certo, ci saranno quelli più sospettabili e quelli meno, ma ci saranno sempre 7-8.000 persone. Allora, cosa dobbiamo fare? Possiamo noi, perché seguire una persona significa, se siamo corretti e onesti, H24 significa, non è che puoi dire li seguo solo nell'orario dell'ufficio, perché allora facciamo ridere. Allora devi fare ulteriori scelte, perché 7.000 nove. Cosa fai? Ognuno, ogni ente, ogni organo di polizia fa le sue scelte. Per esempio, se dovessi io scegliere tra delle persone, tra uno un 25enne, algerino o marocchino, e un 52enne, dico: beh, al naso è meglio che seguiamo il 22enne, il 25enne. Oppure tra una donna e un uomo. Oppure anche dalle regioni, per esempio tra un pakistano e un marocchino, io sarei, magari il donno la pensa diverso, io sarei propenso più per il marocchino. Perché? Perché ha più addentellati nella nostra realtà. Il pakistano arriva, ma forse è più aggressivo come razza, ma è meno radicata la presenza pakistana. Si fanno delle scelte. Molte volte vanno bene, e non lo diciamo perché è andata bene, quando le scelte sono sbagliate vengono fuori i casi che poi vediamo. Ecco. Ma io dico questo, l'ha accennato il colonnello, noi abbiamo la migliore polizia di prevenzione, ce lo riconoscono anche i francesi, quindi è tutto a dire, è vero allora, se ce lo riconoscono loro. Non è che possiamo prevenire tutto. Percentualmente abbiamo una buona capacità di prevenzione. Si fanno delle scelte, il problema è penetrare nell'organizzazione avversaria. Tutto lì, può essere Brigate Rosse, Cosa Nostra o Al Qaeda, non ha importanza, tu devi in qualche modo entrarci con il terrorismo nazionale, con la criminalità organizzata. Nostrana era più facile, si parla la stessa lingua, ci abbiamo gli stessi parametri mentali. Con il terrorismo internazionale è diverso, prima devi capire come la pensa quello che non la pensa come te, perché noi quando affrontiamo uno straniero pensiamo e ragioniamo con gli stessi parametri nostri, non è vero? Quindi un'analisi redetta, come dicono gli americani. Certo, e quindi bisogna fare queste analisi e fare delle scelte. E conservare la polizia giudiziaria delle lunghe permanenze e quindi delle lunghe esperienze, sia a livello di magistratura che a livello di investigazione. Il grande errore che ha fatto, il vero errore che ha fatto la Francia, è che dopo la gestione Chirac e poi dopo la gestione Sarkozy c'è stato il repulisti generale nei servizi, hanno ricominciato due volte da zero. Questo è il vero problema loro. Generale, in una sua raffigurazione anche giornalistica, lei viene individuato come un uomo che ha una fredda serietà, non alza mai la voce anche quando c'è rumore, questa è una raffigurazione che ha fatto un giornalista, e dice che ricorda spesso che la memoria non l'ha mai tradito, e quindi continua a non tradirla. Però per evitare che qualche volta la tradisca, lei ha un diario che segue dal 1982, compila ogni giorno un'agenda con nomi, orari e fatti. Lo conserva ancora? Certamente, ho messo pure che stamattina, quando sono partito, che partivo per Lucera, guarda. Ha un'agenda che conosceremo
tra tanto tempo, o può essere anche raffigurata per una attualità di attualità. Ma può essere data anche oggi, perché guardi, nelle agende, io non sono quello del caro diario che racconta quello che penso, io metto solo i dati di fatto, quindi le può guardare anche oggi, non c'è problema. A parte che molte sono state depositate nei procedimenti. Poi ormai depositate in tutte le procure. A proposito di... Sono un libro aperto, veramente. A proposito di procure, la curiosità, più che altro tu prepari le domande, però anche il modo che puoi interloquire ti fa nascere alcune curiosità. Però ho letto nel... Il libro vi dico che fa un'analisi circostanziata al millimetro del terrorismo di carattere internazionale, specialmente islamista. Quindi chi lo avrà la voglia di leggerlo troverà in maniera circostanziata quella che è la nascita di questo, ma anche con caratteri storici raffiguranti gli anni passati, per arrivare a quello che è un contesto attuale. Poi faremo anche qualche domanda rispetto proprio a questa situazione che si sviluppa in quegli stati, raffigurante anche la parte storica. Però la cosa bella è che nel libro non ci sono solo osservazioni di carattere di studi e raffigurazioni, ma proposte. Lei dà alla fine del libro, ed è una cosa molto importante, dei suggerimenti appropriati per combattere il terrorismo con dei metodi accertati anche di successo. Però, detto ciò, andremo su qualche piccolo aspetto per vedere se qualcuno potrà seguire questi suoi suggerimenti, e del resto potrebbero essere anche validi, visto i risultati che ci sono stati. Lei ha parlato di insuccessi, più di successi che insuccessi. Uno di quelli è stato l'arresto di Totò Riina nel 93, se non sbaglio. Lei ha detto in un'intervista che è stato l'aspetto più sfortunato della sua carriera per gli esiti e i risvolti che sono succeduti dopo. Come mai dice che questa grande operazione è stata qualcosa che l'ha definita sfortunata come messaggio? No, perché quel giorno, quasi quella notte, io non ho avuto il coraggio di applicare fino in fondo il metodo che avevamo concepito noi. E a distanza di anni ho avuto la prova che ho sbagliato. Cioè, cosa abbiamo fatto noi? L'ordine era quello: lo lasciamo uscire, lo facciamo allontanare dal luogo dove l'abbiamo individuato, e poi lo facciamo prendere come fosse un'attività casuale, in modo che lui non possa legare, o chi per lui non possa legare questo arresto a quello che invece noi conoscevamo già. Noi conoscevamo dove abitava la moglie, dove abitavano i figli, chi portava in giro la moglie ogni giorno a fare la spesa, e i due costruttori che gli avevano prestato la casa. Quindi eravamo nelle condizioni di poter sviluppare, eravamo dentro la cosa nostra e potevamo sviluppare le indagini. Se invece di fermarlo a 3 chilometri dalla sua residenza di quel giorno, avessimo proseguito per altri 2,5 chilometri, 3, ma l'abbiamo saputo purtroppo dopo anni, Riina andava a tenere alla masseria Good, ancora me lo ricordo, la riunione della, della commissione provinciale di Cosa Nostra. Li prendevamo tutti. Ecco dove ho sbagliato. Quindi alcune operazioni sono dovute anche un po' alla fortuna, come lei ha nominato. Certamente sì, la componente fortuna, penso che qui chi è del mestiere sa che è fondamentale. Bene, mi pare che ci sono. Io volevo domandare al colonnello De Donno, più o meno, i fatti successi quella sera, insomma. Abbiamo parlato già prima, se può andare un po' nel dettaglio. Facciamo una sintesi rapidissima. Dopo la bisogna premettere questo, che Riina e Provenzano erano latitanti da oltre 30 anni, quindi al di là di una serie di leggende che si raccontano, perché poi nel tempo si creano delle leggende e dei miti, in realtà non esisteva nessun salvacondotto, e che qui ci sono molti che fanno il mio lavoro. Cercare Riina e Provenzano in una realtà operativa ordinaria come quella di Palermo era un'impresa non facile, perché intanto non c'era nessun riscontro informativo, non c'era nessun dettaglio, nessuna fotografia, e l'ordinario, cioè il quotidiano, diventava impellente. Poi
chi fa certe attività doveva rispondere anche ai comandi superiori, per cui in realtà per molti anni la ricerca di questi latitanti è stata una ricerca occasionale, cioè non c'è stata un'attività organizzata, fissa su queste situazioni, quindi hanno goduto anche di questo vantaggio. Dopo la morte di, del dottor Falcone, dottor Borsellino, il generale Mori decide che era ora di farla finita e affida una serie di compiti in relazione alla situazione siciliana. Il mio collega, il capitano ultimo al secolo colonnello De Caprio, viene incaricato di dedicarsi alla cattura di Salvatore Riina. Io vengo dedicato a una raccolta informativa di intelligence per altre attività. Che cosa succede? Perché questo, a parte l'episodio, la situazione, però noi all'epoca eravamo in raggruppamento operativo speciale, cioè eravamo una unità che non aveva il problema del quotidiano, quindi non seguivamo tutto quello che avviene in una realtà, quindi rapine, omicidi, non erano un problema nostro, quindi potevamo distogliere e dedicare X numero di uomini con risorse, mezzi e strumenti finanziari per N mesi a fare solamente una cosa, quindi questa è la differenza ed è poi il salto di qualità di certi tipi di operazioni. Comunque, brevemente, così per non annoiarvi, il capitano De Caprio scende a Palermo con una squadra dedicata a questa e sulla base di una raccolta informativa che sostanzialmente faceva capo al maresciallo Lombardo, è importante ricordarlo perché il maresciallo Lombardo poi fu da una serie di persone ingiustamente accusato e portato all'esasperazione, tanto che poi una sera in caserma si suicidò, che era uno dei migliori sottufficiali che l'arma aveva a Palermo. Il maresciallo Lombardo ci fornisce gli strumenti informativi per iniziare la ricerca e ci sostanzialmente spiega che in realtà Riina aveva sempre avuto nel suo cuore la famiglia della Noce, che è un quartiere di Palermo, e che sicuramente se c'era qualcuno deputato a gestire la latitanza da Valerina, questa era la famiglia Gaggi. Il capitano ultimo inizia un'attività sul territorio, noi sistemiamo queste persone fuori dalle caserme, senza contatti con l'arma territoriale, ma non per un problema proprio di riservatezza, di attività, e si inizia questa, iniziano i servizi di osservazione e pedinamento, il metodo della Chiesa, sulla famiglia, e nel corso di alcuni mesi arriviamo a pedinare Domenico Gaggi, figli di alcuni altri associati, in varie località di Palermo. In particolare tra queste località viene individuata una villetta, un residence in via Bernini, dove spesso Domenico Gaggi ogni tanto si recava, entrava, dentro c'erano varie ville, noi quindi non vedevamo dove andava e dopo un poco riusciva. Come facciamo di solito, un gruppo di persone viene dedicato a sorvegliare questo residence e nel corso del tempo filmiamo la presenza di una serie di persone che non riusciamo a identificare. Mentre facevamo questo tipo di attività, a Torino una pattuglia di carabinieri, casualmente durante un controllo normale su strada, ferma un'autovettura condotta da Balduccio Di Maggio, che lo trova in possesso di una pistola con matricola brassa. Lo arresta, lo porta in caserma e Balduccio Di Maggio, appena arriva in caserma, dice: io voglio parlare con il comandante perché io ero l'autista di dottor Riina. Il comandante lì della regione scende. Balduccio Di Maggio dice: io ero l'autista di Riina, sono scappato, so dove sta Riina. Riunione immediata e anche lì, come diceva il dottore, la fortuna vuole che, perché l'arma editoriale di Torino, che chiaramente perché era condotta da buona volontà, però non conosceva la realtà palermitana, aveva ipotizzato un intervento nei luoghi indicati da Di Maggio, che molto probabilmente non avrebbe prodotto frutto perché Di Maggio era scappato, Riina lo cercava e quindi Riina sicuramente non stava in quel luogo. La fortuna volle che procuratore della Repubblica di Torino è il dottor Caselli, che era stato appena nominato procuratore della Repubblica a Palermo, che aveva lavorato col generale ai tempi del generale della Chiesa. Il dottor Caselli, trovandosi di fronte a una situazione abbastanza complessa, nuova e ancora non era scesa a Palermo, chiama il generale e dice: per favore, vieni a Torino a darmi una mano per capire che succede. Quando il generale va su e si rende conto,
dice fermi tutti, perché noi, e racconta quello che stiamo facendo a Palermo. Lì chiediamo che Di Maggio ci venga affidato insieme con l'arma di Torreate, quindi chiediamo di non effettuare perquisizioni perché sicuramente non erano i luoghi dove stava Rina, lo portiamo giù a Palermo e la sera prima, quindi il 14 gennaio, lo portiamo in caserma, eravamo lì e iniziamo a fargli vedere tutti i filmati che abbiamo fatto durante i servizi di OCP. Io ero lì quella sera con Ultimo, era più o meno l'una di notte, lui a un certo punto riconosce in una delle persone che esce da via Bernini il fattore di Totò Riina, cioè uno dei vecchi suoi contadini, che noi, perché la verità è questa, non avevamo identificato. Quindi già cominciamo, vuol dire che alle 2:30 di notte Balducci Di Maggio sbianca perché vede uscire una macchina da via Bernini che noi abbiamo visto più volte con a bordo una signora e una ragazza e ci dice questa è Ninetta Bagarella, moglie di Totò Riina, che onestamente noi non avevamo identificato perché non avevamo nessuna fotografia di Ninetta Bagarella se non una a lei per 18 anni, la signora nel frattempo, bontà sua, si era un po' allargata, era completamente diverso. Quindi quando abbiamo la conferma che Ninetta era lì, praticamente avevamo la conferma che quella era la casa dove viveva la famiglia di Riina, perché questo va chiarito, ormai è giudizialmente accertato, noi che se ne racconti in giro non abbiamo mai identificato il covo dove Totò Riina ha passato la sua latitanza. Noi abbiamo identificato il luogo dove viveva la sua famiglia e dove Riina periodicamente si recava, come tutti i latitanti, a trovare moglie e figli. Il capitano Ultimo quella sera chiama il generale dà gli ordini che ha appena raccontato. La mattina dopo, nella balena, per chi non lo sa, il furgone da osservazione, dentro ci mettiamo il carabiniere che si gestiva questa attività con Balducci Di Maggio. Alle 8 e qualcosa di mattina entra una Citroen e Balducci Di Maggio dice l'autista è Salvatore Biondino, che è l'autista di Totò Riina. Tempo 20 minuti, la Citroen riesce e Balduccio, che era completamente diventato bianco come questo, dice quello a fianco è Totò Riina. Per cui noi, De Caprio si stacca, decidiamo, perché i motivi era quello di non bruciare, perché non era quello il luogo, fa pochi chilometri all'altezza del, per chi conosce Palermo, del modellaggio per via della regione siciliana, lo blocca e lo arresta. C'è da dire che, tanto per onestà di cronaca, perché si è sempre favoleggiato sulla mancata perquisizione, il fatto che non abbiamo sequestrato la documentazione, anche questo è un falso, perché Totò Riina, quando è stato arrestato, aveva con sé una busta, quella del supermercato, piena di dei famosi pizzini, dei famosi bigliettini, che sono stati tutti sequestrati e a seguito dei quali abbiamo arrestato quasi 100 persone. Quindi l'archivio che lui si portava dietro l'abbiamo preso. E poi la storia è andata come è andata. È stata una storia poi susseguente che vi ha visto anche particolarmente impegnati su altri fronti. Vorrei solo precisare una cosa. Dentro la casa di Riina non è che non c'era nulla, non ci poteva essere nulla, perché se c'è qualcuno qua che si investa di mafia sa che il latitante di mafia a casa sua non porta nulla, perché appena arriva la carabiniera, la polizia, la finanza, entra, arresta lui e tutta la sua famiglia, e questo è quello che lui vuole evitare. Quindi a casa il mafioso non tiene nulla, ma questo lo sanno solo chi veramente ha fatto la lotta antimafia, non gli altri. Cioè, questa sua specifica risposta si collega un po' a quello che le stavo per chiedere. Questa vostra forma, io direi non autonoma, ma di lavorare di consesso tra voi senza interessare quello che erano i corpi normali di polizia o di carabinieri, ha fatto nascere qualche contrasto e anche delle invidie rispetto non solo ai successi, ma il vostro modo di essere un po' parte isolata nel condurre avanti, che si può collegare a quello che diceva lei prima, quando poi nel prendere la decisione di voler ancora acchiappare quello che era un po' il contesto generale, non si è provveduto alla perquisizione immediata dell'abitazione. Ecco, può aver generato questo tipo di contrasto,
come volete. Guardi, c'è da dire questo. È inutile nascondere qui in sala, c'è chi lo sa. È chiaro che un reparto speciale vive una realtà speciale, ma non perché ha dei privilegi o fa un lavoro completamente diverso. Cioè, ci sono delle persone che sono state selezionate e che sono dedicate H24 a un'attività che per certi versi a volte può essere, diciamo così, può essere considerato un privilegio rispetto al territoriale che giustamente ogni giorno invece in maniera molto più complessa e difficile deve far fronte a n esigenze, dal furto all'omicidio. Quindi il nostro, noi l'abbiamo sempre fatto, non abbiamo mai nascosto la nostra attività, anzi una serie di attività erano assolutamente condivise e coordinate con l'arma territoriale. È chiaro che essendo poi noi militari ed avendo una gestione molto rigida e gerarchica, condividere, fare delle attività insieme, però una serie di attività erano di nostra esclusiva competenza e le facevamo assolutamente da soli, su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio anche che ci sono state delle invidie, possono nascere, sono normali, il fatto casomai di vedere della gente che può sembrare più libera, veste come vuole, ha le macchine diverse, teoricamente fa quello che tutti teoricamente vorrebbero fare, perché è normale che nascono delle invidie. Nella situazione specifica a cui lei faceva riferimento, questo non ha prodotto nessun problema, perché la decisione di non perquisire il covo, ed è ormai giudizialmente accettato perché è stato il processo anche, fu una decisione condivisa con la procura, cioè non è stata una nostra decisione, anche perché non era il covo di Lina, era l'abitazione dove stavano i familiari. Tanto è vero che d'intesa con la procura fu costituito il giorno stesso dell'arresto un gruppo operativo particolare, di cui io ero il comandante, che doveva operare sui fratelli Sansone per ricostruire il circuito economico di Totò Riina, e l'obiettivo era essenzialmente quello che diceva il generale, di lasciare quel filo che ci avrebbe permesso di andare avanti, cioè lavorare su questo gruppo per arrivare dando l'impressione che l'arresto di Riina fosse stato, non dico casuale, ma che non avessimo trovato, non sapevamo da dove veniva, e quindi non dovevano sapere di Gangi, non dovevano sapere di Sansone. Questa cosa iniziò, purtroppo poi questa cosa fu bruciata perché non so come, dopo una settimana venne fuori tutto su un quotidiano nazionale, quindi. Però diciamo che sostanzialmente noi dovunque non abbiamo mai avuto problemi con i colleghi territoriali, anzi, per carità. Generale, a proposito, quando si diceva, c'è stato pure lei a un certo momento ha detto forse abbiamo più contrasti interni che contrasti esterni in certe occasioni, e tra coloro i quali dice che forse soffrivano di questa vostro modo di essere un reparto speciale, lei nomina, lei non si è mai arrabbiato, però ultimamente ha detto che è anche un po', ha usato un altro termine molto più pesante, un po' arrabbiato negli ultimi tempi, dicendo che ci sono stati dei contrasti con alcuni magistrati, con alcuni politici e con molti giornalisti, ha detto proprio questo, c'è questa situazione in corso. Però le volevo chiedere, nel suo libro ad esempio lei fa anche una proposta di questo tipo, il magistrato specializzato, che cos'è questa figura per lei che potrebbe evitare questi aspetti anche di carattere, non solo di contrasti, ma di incomprensioni che portano poi a situazioni un po' imbarazzanti? Ma già è realizzato il magistrato specializzato, perché le direzioni distrettuali antimafia sono dei degli organi della magistratura con competenze specifiche. Io lì facevo riferimento a un nucleo che potrebbe essere anche inserito dentro le direzioni distrettuali in alcune realtà particolarmente sensibili, fra l'altro dinamico, dove ci siano due, tre magistrati, secondo le dimensioni della procura e del territorio, che abbiano una specifica competenza nel contrasto al terrorismo internazionale, che è di una dimensione e di un'ampiezza, come lei può facilmente intuire, molto superiore a quello che può essere un terrorismo interno o anche la stessa criminalità organizzata, mafiosa o calabrese, per dire. Quindi in questo senso anche la magistratura dovrebbe avere, e penso che stia orientando nel senso, avrebbe dei magistrati specializzati in questo settore. Certo, ci sono delle zone dove tutto sommato
sarebbe quasi inutile, ma ci sono alcune procure particolarmente orientate perché sensibili nel loro territorio a questo problema. Ho notato che nel libro lei fa un'accurata analisi, una scheda biografica di attentatore, 29, e termina con abbonitato. Questo è un lavoro che ha fatto anche ai tempi del brigadismo? Del brigadismo, sì. Abbiamo fatto perché avevamo la scheda per ciascuno di quelli che erano notori, perché magari erano latitanti, o di quelli che erano sospettati. Avevamo delle schede che ci scambiavamo tra di noi. La forza del generale della Chiesa, che nel suo nucleo, quando era all'apogeo, al massimo, era fatto da 104 persone, sparse un po' in tutta Italia. Ma la forza nostra era che succedeva un fatto a Roma, io l'indomani, la prima cosa che facevo, informavo a Milano, Torino, Napoli, e davo tutta la documentazione che serviva. Per cui eravamo tutti aggiornati alla stessa maniera. E questa è stata la forza. Generale, sempre parlando di terrorismo, lei individua tre tipi di terrorismi: quelli etnici, quelli religiosi e quelli di carattere politico. Secondo lei qual è il più pericoloso, che potrà interessare anche quindi l'Europa in generale? Io penso a quello religioso, presuppone forme di integralismo proprio costituzionale con cui non ragioni. Cioè, dico una parola forte, quella gente lì veramente non, la devi solo abbattere, non c'è possibilità di dialogo. Lei parla del terrorismo come una guerra in corso, e quando c'è una guerra bisogna usare metodi e atteggiamenti confacenti a quello che poi è questa guerra qui. Lei pensa che l'Europa, con una polizia europea, potrebbe, lei fa diversi suggerimenti tra cui pure questo, potrebbe essere l'occasione di ritrovare quel senso di comunità? Ma guarda, io sulle polizie europee ho dei concetti abbastanza chiari. Io sono convinto che l'Europa potrà dire veramente qualcosa di maggiormente significativo rispetto all'attuale quando avrà un codice di procedura penale unificato e un ministero dell'interno che possa coordinare l'attività sulla sicurezza proprio interna della struttura europea, che abbia validità sia a Berlino come a Roma come a Madrid. Il resto, poi, ogni polizia ha la sua storia. È vero, questo è il procuratore, per esempio, se l'altro. La procedura penale di una nazione è frutto della storia di questa nazione. E quindi, e così pure le forze di polizia, le magistrature, sono il risultato a un certo periodo di quello che è stato lo sviluppo del paese in cui operano. Quindi è difficile, però si può creare. Io sono più per argomenti. Gli stati attualmente sovrani in Europa non cederanno buona parte del loro potere nazionale, non lo cederanno perché abbiamo tutte storie diverse. Noi non siamo gli Stati Uniti, che siamo nati nel 1700, noi partiamo da 2-3 mila anni fa, ci portiamo dentro di noi retaggi di culture diverse, questo non ce lo possiamo scordare. Però su certi argomenti dove possiamo essere d'accordo, il terrorismo ci preoccupa a tutti, possiamo realizzare delle sintonie, però ecco, dobbiamo... Non è possibile avere la piena sintonia se il collega di Bruxelles opera con la procedura che è del suo paese, mentre io opero con la procedura del mio paese. Questo è il concetto. Naturale. Aspetti storici sono da considerare. Sì, generale, allora, si può dire che i servizi italiani avevano in Medio Oriente la possibilità di avere un colloquio diretto con la cosiddetta azione grigia? Mi viene in mente il colonnello Giovannone, che è poi quello che ha affrancato l'Italia in molti attacchi terroristici. Secondo lì questo è stato ciò, cioè questo atteggiamento è stato ciò che ha permesso all'Italia di salvarsi rispetto ad approcci più muscolari, tipo quelli anglosassoni. Io ho conosciuto personalmente il colonnello Giovannone. Io quando non riesco mai a ricordare il nome di Giovannone, perché nell'ambiente era chiamato Stefanini, e quindi per noi era sempre Stefanini il colonnello. Giovannone
era un uomo di eccezionale qualità e estremamente duttile, che era riuscito a penetrare nella cultura del mondo musulmano, in particolare arabo. Difatti era così entrato dentro quel mondo che era odiato dagli italiani, ovviamente. Ma dopo Giovannone c'è stato uno iato, una frattura, e da allora non abbiamo la stessa capacità di penetrazione nel mondo arabo e anche nel Nord Africa che avevamo allora. Abbiamo delle attuali difficoltà a fare un prodotto rifinito, informativo su questo mondo. E io faccio un'affermazione che farà saltare sulla sedia molti di chi ci sta ascoltando. I servizi italiani veri sono morti l'8 settembre del 43, perché quando poi sono stati ricostituiti, a prescindere dalle vicende politiche, non c'entra nulla, quando sono stati ricostituiti, l'Italia non era più quella dell'anteguerra, l'Italia era inserita in un'associazione di nazioni, in una struttura di nazioni, quindi una struttura sovranazionale, dove non era neanche tra i paesi pilota. Noi eravamo sotto la gestione americana. Da quel momento non abbiamo fatto più la nostra politica generale e anche la nostra politica di intelligence, abbiamo fatto la politica dei nostri alleati, in particolare di un alleato, questo ce lo dobbiamo dire, perché poi la realtà è ancora adesso va così. Quindi questo cosa ha fatto? Molte attività, noi siamo andati di rincorsa, dietro, non siamo più stati capaci di avere qualche cosa di veramente nostro, di veramente elaborato da noi, che fosse la nostra storia, il nostro sacrificio, il nostro lavoro. Questo ha ridotto molto delle capacità. Io ho studiato, perché poi tra l'altro ho diretto anche un servizio, ho studiato quello che era il servizio dell'antiguità, con i suoi limiti, col suo fatto di dipendere da una dittatura. Comunque il servizio italiano era veramente un servizio che in proporzione veramente dava dei grossi risultati. Noi abbiamo una caratteristica, io quando ero giovane capitano ed ero al SID, facevo l'operativo e allora si andavano a visitare, così si chiamava, tra virgolette, le ambasciate dei paesi. E prendevo in una di queste ambasciate una valutazione che il servizio russo dava di tutti i servizi europei. E c'erano delle valutazioni attendibili, perché i russi sono bravi, i migliori servizi per me sono gli inglesi e i russi. Quando è arrivata agli italiani, che scriveva, dice, con gli italiani non si capisce nulla, perché ogni giorno cambiano, e perché per loro, che sono metodici, squadrati, che di fronte alla situazione si comportano sempre allo stesso modo, era allucinante, era impensabile, quindi erano in difficoltà con noi. Però, ecco, vi ripeto, noi abbiamo perso slancio e indipendenza. Sì, siamo ancora capaci della singola azione, sul terreno siamo ancora validi, ma non abbiamo più i nostri dirigenti, mi ci metto anch'io. Non sono granché, sono scelti in base alla maglietta che indossavano magari da questore o da colonnello. Invece, io faccio sempre l'esempio, il colonnello lo sa, io, quando dirigevo il servizio, il mio interlocutore inglese, la MI5, era una signora, la dottoressa Manninger. La Manninger aveva più o meno la mia età, quindi sui 60 anni. Era entrata al servizio quando era uscita da Cambridge a 27 anni. Aveva fatto tutta la carriera nel servizio. Sapeva quindi tutto. E ogni volta mi rinfacciavo questo particolare, che però è fondamentale. E lì l'essenza. Vede, io non sono il direttore del servizio del signor Tony Blair, io sono il direttore del servizio di Sua Maestà la Regina Britannica, è tutt'altra cosa, è vera, l'essenza vera. E noi invece non siamo. Lei parla anche di una sindrome giovannone, collegandomi sempre al colonnello, di una sindrome giovannone.
su Giovannone, che posso dire? La sindrome di Giovannone l'ho vissuta personalmente, perché, cioè, io non l'ho provata perché io sono un aggressivo di natura, quindi, ma la sindrome di Giovannone è questa, a servizio. C'è questa bella operazione che mi potrebbe dare dei belli risultati, perché magari attraverso lui arriviamo a questo, questo, però c'è da rischiare, sia non tanto sul piano personale, non è un problema, ma dobbiamo fare qualche piccolo illecito, dobbiamo avere l'avallo di parecchie persone, ma a me chi me lo fa fare? Se poi faccio la fine di Giovannone, ecco che cos'è la sindrome di Giovannone. Com'è? Il colonnello Giovannone, che era il capocentro Medio Oriente del SID, e quindi stava da Beirut, Riyadh, Amman, insomma girava tutto quello, fu coinvolto nel caso Tony e De Palo, erano due giornalisti del Paese Sera che arrivarono a Beirut durante il periodo tragico della Repubblica Libanese e sparirono, e fu accusato di aver in qualche modo omesso delle notizie che potevano essere fornite alla magistratura di Venezia e che avrebbero forse portato a qualche risultato. Giovannone venne citato in Italia e avevo 30 anni, lui ce n'aveva 60, era un uomo di altri tempi, io sono già un uomo di altri tempi, ma lui era quasi ottocentesco, Giovannone, e fu arrestato, rimase in carcere pochi giorni, ma non si riprese più, morì dopo 6-7 mesi. Per lui era un affronto che aveva colpito moralmente, l'aveva colpito. E noi perdemmo un personaggio a cui Aldo Moro si rivolse dalla prigionia per dire ai colleghi politici: chiamate Giovannone e fategli dirigere a lui le trattative con le Brigate Rosse. Questo era il livello di Giovannone, che non ha capito. Bene, però nel libro io ho visto, quando parla del nodo Moro e quindi Giovannone, quasi di riflesso le vicende che poi hanno interessato lei, anche il colonnello. Lei però è aggressivo, sta ancora qui, ma non si è staccato di difendersi? No, ma questa è la mia vita, io guardi che se no non saprei che fare, andare ai giardinetti con i nipoti, invece mi devo tenere documentato, aggiornato, incazzato, e quindi va benissimo. Lei ha conosciuto tanti ministri dell'interno, lo diceva anche in altre interviste, ne nomina un paio che secondo lei sono stati quelli che poi sono stati quelli che più stima di più, ce li vuol ricordare? Io ho stimato Francesco Cossiga, a cui peraltro dobbiamo la Costituzione del ROS, perché da politico capì cosa poteva fare il ROS e che ne capiva, cioè quando parlava di queste cose sapeva di quello, sapeva ascoltare e dire la sua. L'altro che per me è stato un ottimo ministro dell'interno è Minniti. Minniti anche lui ha studiato, si è documentato e si è comportato molto bene, a mio avviso, come ministro dell'interno. Lei ha avuto elogi pubblici da parte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, io ho letto alcuni trafiletti che nomina lei con parole di grande attestato. Le volevo chiedere però questo: quando si usano misure di sicurezza come negli ultimi tempi per il terrorismo o altri aspetti vari, si lede sempre un po' un minimo di libertà degli individui. Lei tratta anche un capitolo riferendosi proprio a questo. Sono necessarie queste misure di restringimento di libertà individuali in periodi dove il terrorismo potrebbe portare effetti anche negativi? Lei individua questo aspetto anche con delle parole particolari. Ma guardi, io ho vissuto, data la mia età, ho vissuto tutto il periodo della grande criminalità in Italia, prima col terrorismo interno, per le sue varie componenti, destra, sinistra, alta tesino, poi la criminalità organizzata e infine il terrorismo internazionale. Indubbiamente sono state fatte in Italia delle leggi incisive e correlate al fenomeno che si doveva affrontare in maniera più specifica. Ma io, forse c'è una mentalità deformata, ma
Io non ho mai visto in pericolo il sistema democratico nazionale, perché il legislatore è stato sempre, a mio avviso, ben attento a proporzionare gli interventi. Una cosa sola, fu un buco nell'acqua, perché fu una cretinata proprio fatta da Ministero dell'Interno e Comando Generale, perché proprio, e fu il fermo di polizia, i vecchi se lo ricorderanno. I fermi di polizia per il Comando Generale d'Arma e per il Ministero dell'Interno era il toccasà, avremmo risolto tutti i problemi del terrorismo. Fu in qualche modo realizzato, abbastanza modificato rispetto ai vecchi fermi di polizia, ma comunque diceva. Dopo un anno furono fatte le statistiche, quanti fermi di polizia avevano fatto le forze di polizia che avevano patrocinato? 3. In un anno 3 fermi di polizia, non serviva a nulla. Cioè, lo capimmo e fu ritirato il tutto. Quindi, no, io penso che ci siamo difesi bene, usando la severità della legge, ma mai debordando oltre i limiti consentiti a un paese democratico. Generale, tra i servizi segreti, servizi di intelligence, che lo chiamati segreti, non so se si dice ancora così, di intelligence, ha nominato due nazioni, quello russo e quello inglese. Lei nomina anche un altro servizio che stasera hanno detto, quello israeliano, e dice che da questo punto di vista noi forse dobbiamo abituarci a vivere rispetto al terrorismo come in Israele. Che cosa vuol dire con questo? Ma guardi, intanto io dico che il russo e l'inglese sono i migliori. Non perché sono più intelligenti degli altri, perché hanno una storia imperiale alle spalle e i loro servizi hanno un background, una cultura, un vissuto che gli altri non hanno. E hanno una dimensione nell'affrontare i problemi, una visione che è sempre più generale rispetto a quelli ristretti, tipo gli americani, che non vedono al di là dei loro, dopo 5 metri non vedono più. E quindi gli israeliani perché sono... Certamente non hanno la forza e le dimensioni dei servizi russi e inglesi, ma sono un servizio estremamente efficiente perché ogni giorno lotta per la sopravvivenza del suo popolo e quindi non fa sconti a nessuno. E se c'è da ammazzare 2 persone, ne ammazza anche 3. Questo è il loro credo, perché veramente alla fine noi alle 8 di sera, alle 9 di sera ce ne andavamo a casa e magari ci vedevamo il telegiornale. Loro no, fanno H24, perché il problema loro ce l'hanno ogni giorno in casa, quindi è diverso il sistema, in questo sono efficienti e noi dobbiamo evitare, io dicevo meglio, se continuiamo così si può verificare che saremo costretti a vivere come vivono gli israeliani, cioè a vivere ogni giorno aspettando il prossimo attentato. Non ci siamo ancora. Fino adesso l'abbiamo prevenuto, perché, come diceva giustamente Don, la nostra polizia di prevenzione è eccellente. Ma se molliamo e se ci apriamo come si sono aperti sconsideratamente i belgi e gli inglesi, non so come va a finire. Se posso, ancora una domanda. A proposito di questi aspetti, c'è tutto un capitolo sulla vicenda palestinese israeliano, lei ne fa un quadro precisissimo rispetto. È un conflitto che dura dall'inizio della nascita di Israele, ma continuerà, è una vicenda che potrà portare anche qui risvolti drammatici sul contesto anche arabo-israeliano. Io venendo in macchina con il colonnello facevo un esempio, rapportavo la situazione che c'è adesso in Medio Oriente, dove non ci sono solo palestinesi e israeliani, ma ci sono anche gli iraniani con Hezbollah, ci sono anche i russi, ci sono c'è l'Arabia Saudita con i suoi interessi, ci sono gli americani, ci sono una decina di nazioni con interessi diversificati che tutte stanno su quel territorio. E facevo l'esempio che è una situazione molto simile, mutando quello che c'è doverosamente da mutare, a quella che era la situazione europea del 1914, quando Gavrilo Princip, un bosniaco che non contava nulla, neanche nella sua città di Sarajevo, non contava nulla, sparò e uccise l'erede al trono di Francesco Giuseppe,
l'arciduca Francesco Ferdinando, e scoppiò in maniera ineluttabile, perché si susseguirono una serie di avvenimenti che nessuno voleva, ma erano per forza ineluttabili, per cui si arrivò alla catastrofe della prima guerra mondiale, che si è portato dietro uno sconvolgimento mondiale e si è portato dietro la fine del predominio europeo nel contesto mondiale. Lei critica, già si vede tranquillamente, il sistema di intelligence italiano, lo dice apertamente, anche perché come è strutturato. Ho sempre detto. Però nell'ultima fase si è stato guardato anche uno speciale di ciberterrorismo. Ecco, come vede questo rispetto a un terrorismo di carattere cibernetico? È l'avvenire del sistema di intelligence, cioè sia dell'intelligence di chi attacca i sistemi istituzionali. Questi cambiano anche le geografie politiche degli certamente stati. Certamente sì, in questo sono molto avanti rispetto agli altri, nell'ordine russi, cinesi, indiani sono nettamente avanti rispetto agli altri e stanno mettendo in difficoltà tutto il sistema occidentale. Queste accuse un pochettino, mi sembrano esagerate, che la Russia abbia condizionato parecchie elezioni politiche, a cominciare da quelle americane, ma che i russi l'abbiano adottato come il nuovo strumento di fare una guerra senza dichiarare la guerra, è vero. Mentre questi due stati iniziali che lei ha detto, Russia e Cina, si stanno espandendo anche in Africa ultimamente. Sì, si stanno espandendo anche in Africa, hanno... per ora vanno d'accordo, ma sono, a mio avviso, in senso strategico sono destinate a collidere, perché lavorano sul complesso euroasiatico. È più pericolosa, a mio avviso, la Cina, che con la via della seta sì ha fatto un grande sistema economico e commerciale, ma in effetti se lo realizza compiutamente praticamente si mette in condizione con la sua marina di dominare tutti i mari, come sta facendo gli Stati Uniti. Quindi il concetto della Cina per me è questo, di riuscire a sopravanzare gli Stati Uniti nella potenza marittima, che è il nodo su cui poi si fonda la reale potenza di una nazione. Quindi lei vede la Cina come una minaccia o come un'opportunità? In ottica di Via della Seta. La Cina? La Cina sta avanzando e a livello internazionale non ha competitori che lo possano fermare. La Cina, il suo problema, il suo tallone d'Achille è all'interno, perché quella sterminata massa di persone, adesso non so quanti sono arrivati, dove ci sono delle disparità e delle diseguaglianze spaventose. Siamo stati in Cina più di una volta insieme a Colonia, pochi anni fa, 10 anni fa, ma noi arriviamo, lei va a Pechino, va a Shanghai e non trova nessuna differenza con New York o Los Angeles, ma appena esce 100 chilometri lei entra nel Medioevo. Ci raccontava la guida che raccomandava di non fotografare queste persone, perché un turista americano, pochi giorni prima che noi arrivassimo, era stato ucciso perché aveva fotografato dei contadini e perché c'è la convinzione di questi contadini che fotografandolo gli rubi l'anima. Ora, questi concetti, insomma, da noi ci fanno ridere, là non ti fanno ridere, cioè ci sono delle contraddizioni così violente in Cina che o riescono a diffondere il benessere su 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi quanti sono, il che mi sembra molto improbabile, oppure ci avranno da fare molto per contenere le istanze della popolazione. È impressionante come si spazia da un universo di carattere mondiale a qualcosa di particolare anche nazionale, e questo fa... Sì, ma guardi, la sua lucidità mentale è qualcosa di eccezionale rispetto anche a un comando che dovrebbe avere ancora attualmente, probabilmente non so se la richiamo in servizio. Ma guardi, io quel mondo lì, noi
Noi ragioniamo sempre con i parametri del fatto, io sto a Lucera, sto ad Acqui, sto a Cantù, ma ragioni come la gente di qua. Io mi ricordo una volta, siamo stati in Pakistan e la tradizione è che uno fa i rapporti con gli altri servizi, con il mondo politico e poi l'ultimo giorno, se c'è tempo, dice cosa volete vedere. Io mi ricordo, leggendo i libri da giovanotto, il Khyber Pass, dove c'era il passaggio dall'Afghanistan a Pakistan, ci vorrei vedere il Khyber Pass. Siccome quel giorno pioveva, ci andammo in macchina, scortati, davanti e dietro, sembrava una cosa che passasse il tesoro mondiale. E passavamo man mano progressivamente in questi paesini, dove tutti col burka, a una velocità folle. Allora io c'avevo a fianco il generale pakistano che comandava il territorio. Ma a questa velocità si rischia di ammazzare qualcuno. E lui parla, beh, cioè non gliene fregava assolutamente nulla del fatto che poteva mettere sotto tre persone. Non era un problema. Ora, questa mentalità, se non ci mettiamo, se noi dobbiamo contrastare quei fenomeni, dobbiamo ragionare come loro. È il concetto sempre di quello che ci diceva la Chiesa. Prima impara a capire come ragionano le Brigate Rosse, poi le puoi combattere. Facciamo riposare il generale. Perdono, per quanto riguarda il rapporto mafia-appalti, è stato un po' il toccasana di quello che poi era stato l'apostolo anche individuare quello che era il fenomeno particolare. È ancora attuale in Sicilia, secondo lei, questo teorema? O in Italia, direi, o più in Sicilia, ormai si è sviluppato anche in altre regioni. Ma quello che noi all'epoca individuammo è che adesso può sembrare banale e che dobbiamo sempre, quando parliamo di queste cose, rapportarle e contestualizzarle a quell'epoca. Parliamo del 1988-89, poi, perché poi il rapporto mafia-appalti è del febbraio 90, febbraio 91, che il 3 dicembre 90 nasce in Rossa. Noi all'epoca riuscimmo a documentare sostanzialmente che Cosa Nostra aveva un interesse generale di gestione e di visione strategica di tutti gli appalti che venivano mossi all'interno della Sicilia, ma che al tavolo con Cosa Nostra, in maniera pressoché paritaria, sedevano politici e imprenditori. Cioè il cambio di visione che noi all'epoca proponemmo e che il dottor Falcone accettò e che intanto esisteva una centrale unica di gestione degli appalti in Sicilia, quindi non era a macchia di leopardo oppure destinata ad alcuni territori, quindi esisteva una gestione centralizzata, ma soprattutto che questa gestione veniva condivisa con gli imprenditori e con i politici, che era molto ben diversa dal concetto che era andato avanti fino ad allora, che gli imprenditori erano vittima sempre di Cosa Nostra. Cioè, l'imprenditore in qualche modo è chiaro che subiva l'imposizione di Cosa Nostra di scegliere certe subappaltatori, di scegliere i fornitori, di accettare certe attività, ma a un certo punto si era prodotto un cambio. L'imprenditore, soprattutto quello che veniva da fuori, noi lo documentammo per imprese di carattere nazionale, accettava ben volentieri, diciamo così, questo accordo perché poi ne traeva dei benefici, quindi non era una vessazione pura, non era un'estorsione pura che veniva subita e basta. Questo serviva a, in un discorso molto più ampio, a gestire i finanziamenti che arrivavano in Sicilia, a gestire la gara d'appalto in maniera condivisa, dove ognuno ne traeva alcuni benefici. E dimostrammo anche dimostrammo per la prima volta che tutto questo meccanismo non era dovuto solamente a un'attività di Cosa Nostra, ma a una condivisione pressoché pacifica di tutti i professionisti, perché poi se si riusciva a pagare Cosa Nostra, a pagare la parte politica e a soddisfare le necessarie esigenze di guadagno dell'impresa, questo avveniva perché l'ente, il direttore dei lavori, il geometra, il contabilizzatore partecipavano a questo sistema. Quindi diciamo così che il cambio di visione, la rivoluzione che noi proponemmo come visione era che in realtà esisteva un tavolino in cui la gente si sedeva e contrattava, quindi
era completamente un caso, tant'è vero che all'epoca a questa attività noi consegniamo il rapporto prima che a Milano scoppiasse Mani Pulite, famoso Mani Pulite, e quando noi presentammo il rapporto a febbraio del 91, poi il dottor Falcone, tra l'altro aveva anticipato il dottor Falcone questa visione alla Commissione Antimafia, perché noi avevamo lavorato con lui dall'88, eravamo partiti sostanzialmente dall'omicidio di un mafioso che sembrava totalmente scollegato, e poi da lì ricostruimmo praticamente tutto questo meccanismo, individuammo quello che fu definito il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra. Il dottor Falcone lo anticipò alla Commissione Antimafia e anticipò, ebbe grande risalto il fatto che lui disse che esisteva questa centrale unica, quindi creò molto allarme. Lui poi a febbraio lasciò la procura e andò al Ministero della Giustizia come direttore degli affari penali, e a questa nostra attività poi si interessò anche Milano, perché il dottor Di Pietro all'epoca, che era un po' il referente del gruppo investigativo, aveva molto interesse, perché capimmo che esisteva un filone unico di collegamento che probabilmente legava le grandi aziende nazionali a Cosa Nostra palermitana, perché in realtà veniva fuori in maniera proprio chiara ed evidente, e a questo punto era un interesse, cioè gestiamo tutti insieme e non ci facciamo danno. Che questa poi fu l'idea del dottor Borsellino, tra l'altro la corte d'assise di Caltanissetta nel Borsellino Quater addirittura arriva ad individuare nella decisione del dottor Borsellino di riprendere le indagini su mafia appalti e di riaprire questa attività come la causale dell'omicidio Borsellino. Per l'omicidio Falcone più corte d'assise, più processi hanno indicato come una delle possibili causali dell'omicidio Falcone anche questa indagine. Questa indagine è importante perché, adesso non perché l'abbiamo fatta noi, ma perché segna veramente lo spartiacque della lotta antimafia in Sicilia negli anni 90. Cioè il dottor Falcone su questa attività ci andò giù molto pesante. Quando fece le dichiarazioni alla Commissione Antimafia e poi rientrò su questo argomento dal Ministero, si creò un allarme forte, perché noi contestualizziamolo a quell'epoca in cui non avevamo l'abitudine come oggi, che le indagini sulle attività della pubblica amministrazione, gli appalti erano cosa rara. Noi in quell'epoca facevamo un salto in avanti, cioè dicevamo non solo che esisteva questo condizionamento da Cosa Nostra, ma che addirittura le imprese ci partecipavano e ci guadagnavano insieme con Cosa Nostra, insieme con la politica, e cominciamo a individuare anche una serie di referenti nazionali di alcuni partiti. Quindi l'indagine era cambiava completamente il paradigma della situazione, e quando ci sono delle sentenze che indicano questa come una delle causali, ma forse non l'unica, la Corte d'Assise di Caltanissetta, l'ultimo, il Quater, invece individua questa come la causale più credibile, perché ci sono una serie di pentiti che fanno una serie di dichiarazioni, quindi ritengono molto pericoloso il fatto che Borsellino volesse riprendere questa attività, questa situazione, e lo individua come il movente del suo omicidio. E se questi sono i fatti, e quindi sono stati anche acclarati da sentenze, perché poi questo aspetto si è bloccato, spostando addirittura le attenzioni sul vostro operato? Dobbiamo parlare di processi, no, l'abbiamo detto prima, però c'è una questione, che voi su due processi siete stati assolti perché il fatto non sussiste. Erano anche episodi, il primo o meno particolare, diverso. L'ultimo lascia perplessi, perché un politico è stato assolto con formula piena, mi pare, e quindi è come se voi gli unici protagonisti di qualcosa che deve apportare uno stravolgimento anche di carattere politico nazionale. Ma è possibile un aspetto di questo genere? Voi che tiravate le fila anche di un aspetto politico. Generale, se vuole rispondere pure lei. Non è questa la sede, perché qui adesso mi potrei esibire in una mia difesa, un'autodifesa, dove posso portare una serie di documenti. Non è questa la sede. Noi siamo stati e ci sentiamo ancora appartenente alle istituzioni, rispettiamo le varie funzioni. Mi permetto solo di fare una previsione su quello che saranno gli esiti futuri. Noi in assise d'appello saremo ancora una volta condannati e verremo assolti solo in corte d'assise. In Cassazione.
questa è la mia previsione. Fra poco lo vedremo, vi ricorderete di questa serata. Ma questi sono problemi che qua dentro non possiamo trattare. Bene, anche perché probabilmente le osservazioni al processo non sono state ancora presentate, anche lì il tempo è molto lungo. No, il processo è ben strutturato, perché il primo grado è stato ben strutturato. Comunque. E io penso solo una cosa, che a carattere generale, che il sistema delle corti d'assise con i giudici popolari va bene per un reato specifico, un omicidio, un fatto. Quando si devono esaminare 20 anni di storia, i giudici popolari, salvo rara eccezione, e a mio avviso in quel complesso non c'erano, non erano in grado di seguire, anche perché nello sviluppo naturale del processo si saltava da una parte all'altra dei problemi, poi si ritornava magari dopo un mese sull'altro argomento. C'era della gente che lì si addormentava dopo 5 minuti, ma giustamente, mi sarei addormentato anch'io, ma insomma, ma stiamo scherzando. Sono problemi che non possono essere affrontati se non politicamente prima, poi dopo ci saranno. E forse in altri stati questo non sarebbe avvenuto in generale, non lo so. Non lo so. Una domanda a tutti e due, così stiamo avvicinandoci anche, credo che poi non so se ci sono altri argomenti. Il sentimento, ho detto all'inizio, ci siamo parlati, bisogna mettere fuori anche un po' quello che è l'aspetto umano delle vicende, anche così grandi. Ecco, a parte l'incazzatura generale, qual è il sentimento umano che contraddistingue entrambi in questo momento di delusione, di qualcosa che vi rappresenta dopo aver servito per oltre 40 anni quelle che sono le istituzioni e vi sentite quindi amareggiati o c'è una voglia ancora di portare avanti con la volontà di dimostrare il contrario? Ma guardi, per quanto mi riguarda io non mi pento assolutamente di nulla. Ho avuto la fortuna di operare in reparti particolari perché da giovane tenente sono arrivato in Sicilia, sono stato al nucleo operativo della compagnia, poi alla sezione omicidi del gruppo quando comandava il colonnello, il generale, e poi ho fatto tutta la mia carriera, 12 anni a Ross e 7 anni al servizio. Ero una delle persone che era più vicino al dottor Falcone, ho fatto con lui tante cose che sono documentate, quindi che nessuno mi può togliere. A differenza di tantissime persone, non ho mai raccontato le mie esperienze, le mie attività con il dottor Falcone, perché quello che molti dimenticano è che tantissima gente è diventata amica del dottor Falcone quando è morto, perché quando il dottor Falcone era a Palermo c'erano suoi colleghi che lo prendevano in giro, che lo invidiavano perché c'era la scorta, perché noi poi dimentichiamo queste cose, perché i suoi coinquilini a Piano Tarbartolo, quando gli diedero la scorta e gli misero il gabbiotto della polizia sotto casa, chiesero al prefetto di trasferirlo in caserma perché dava fastidio la scorta sotto il palazzo. Poi quando è morto hanno piantato l'albero con le letterine. Quindi ogni cosa poi va... E così tanto ricordiamo anche persone che ancora adesso rivestono ruoli importanti, per fortuna c'è YouTube, all'epoca al dottor Falcone gli hanno detto di cotte e di crude, per carità, il dottor Falcone non era il santo, ognuno come tutte le persone aveva i suoi pregi e i suoi difetti, ci mancherebbe altro, però era una persona onesta, era una persona assolutamente con una visione strategica del problema della lotta a Cosa Nostra, ed era una persona che aveva delle visioni di prospettiva che nessun'altra aveva, forse neanche il dottore Borsellino aveva questa sua capacità di guardare in profondità. Noi all'epoca abbiamo avuto la fortuna di lavorare con queste persone. Poco prima di essere ucciso, e per fortuna che questo è documentato da altre persone, da alcuni magistrati, il dottor Borsellino ci convocò in caserma col generale, non in procura, perché non si fidava della procura, ci convocò in caserma e ci chiese di lavorare, di la disponibilità a lavorare con lui, riprendendo tutti i dossier mafia a parte, di lavorare con lui, solamente con lui e senza riferire a nessun altro, cosa che noi facemmo, e dandoci appuntamento al suo rientro dalla rogatoria in Germania, appuntamento che non c'è mai stato, che quando è tornato è stato assassinato. Quindi diciamo che la nostra storia è abbastanza chiara, precisa e... Poi, per carità, essendo ufficiale dei carabinieri, non abbiamo mai disconosciuto
il diritto dovere della magistratura di indagarci. Siamo stati indagati più volte, siamo stati assolti più volte da varie accuse più o meno varie. Adesso abbiamo questo terzo processo a cui ci siamo tranquillamente sottoposti, senza entrare nel merito, in cui siamo stati condannati da buoni funzionari dello Stato. Nonostante tutto andiamo in giro per le scuole a dire ai ragazzi che devono fidarsi dello Stato. Abbiamo fatto appello e con i mezzi che lo Stato ci mette a disposizione continuiamo la lotta senza problemi. No, a proposito di quanto diceva il colonnello De Donno, a parte volevo sapere appunto le sue, gli aspetti umani sotto questa vicenda, perché ha una grande forza, del resto erano gli anni della pensione, doveva godersi certamente non al giardinetto ma almeno a leggersi qualcosa di strategico per dare ancora consigli. Quando affermava il colonnello De Donno che siete in giro per le scuole a parlare di legalità, c'è stato qualcuno che vi ha contestato sotto questo aspetto, alcuni quotidiani in modo particolare? Perché questa credine, questa forma di opposizione alle vostre persone? Lei come lo spiega questo momento così duro proprio rispetto anche alle persone che rappresentano, hanno rappresentato dei punti di riferimento, come diceva il colonnello De Donno, per grandi uomini che oggi vengono menzionati in ogni contesto di legalità come Falcone e Borsellino? Ma vede, sì, c'è qualche duro che... Intanto noi siamo andati in giro per le scuole, per le università e abbiamo sempre avuto sostegno e applausi. Solo qualche esponente del giornalismo ben definito, poi sono pochi, ne ha fatto una campagna che gli consente di, come diceva il poeta, di guadagnare quattro paghe per il lesso. Ma vede, questo io confermo tutto quello che ha detto De Donno, in più ci aggiungo la mia particolare visione. Quando noi siamo entrati nell'arma abbiamo firmato un contratto, erano comprese anche queste cose, questi tipi di vicende. Però vede, ci può venire il giornalista, ci può venire il politico, ci può venire chiunque a attaccarci, ma quello che abbiamo fatto, le esperienze che abbiamo fatto, le persone che abbiamo conosciuto, quello che abbiamo potuto veramente realizzare non ce lo toglie nessuno e ce lo invidiano anche quelle che ci attaccano. Problematiche ce ne sarebbero ancora, però credo che siamo andati anche un po' al noccio della questione. Non lo so come si può evolvere la serata, se c'è ancora... Solo una domanda che fa, e cito Marcus Wolf, il capo dipartimento spionaggio estero della Stasi, che diceva: ogni servizio esprime il rendimento che è funzione della capacità dei propri governanti. Quindi, cosa pensa dei nostri servizi? Wolf è stato il capo di un settore del servizio della Repubblica Democratica Tedesca. È stato forse il più grande uomo di intelligence del dopoguerra. E ha detto la verità, in effetti ogni servizio intanto vale, intanto non vale, in quanto i suoi mandanti, cioè il mondo politico, vale o non vale. E io quando dico che il servizio italiano non è oltremodo efficiente, non me la prendo così, io riconosco, perché ci ho vissuto prima come operativo e poi come dirigente, conosco bene il servizio. L'agente italiano, quello di basso e medio livello, è eccellente, ma manca il dirigente, perché il politico che assegna la dirigenza a un servizio guarda prima la maglietta che porta quello che deve diventare direttore del servizio. Se c'ha la maglietta come la sua, lo manda, a prescindere dal fatto che valga o non valga. Vede, non si può prendere un generale di carabinieri, un questore, un prefetto e dire da domani sei direttore del servizio. Ma di che cosa? Ma che hai fatto prima? Hai comandato la compagnia carabinieri o la questura di Forlì? E beh, che c'entra quei servizi? Non c'entra nulla. Questo è il concetto. Quindi quando Wolf dice quello,
chiama in causa chi è veramente responsabile della funzione e dell'efficienza del servizio, il mondo politico, perché l'intelligence è il mondo politico. Praticamente io sostengo che i servizi fanno la pre-politica. Faccio un esempio: la Francia in questo è abilissima, ha bisogno di conseguire una prevalenza di carattere economico in un determinato paese, perché vuol vendere magari gli elicotteri oppure i caccia, torpediniere o roba di questo genere. Manda avanti il servizio a vedere come si può fare. Quando il servizio gli ha fatto un quadro, allora parte il politico. Invece da noi non avviene questo, il politico non sa far funzionare il servizio. Prima dicevo, solo Cossiga capiva come faceva funzionare il servizio. Gli altri non lo capiscono. Ma scusi, ma che ne può capire adesso? Beh, non fatemi parlare. No, quelli proprio non mi fanno provocare. Però lei parla di politica e di politici. Ha avuto una minima esperienza in politica quando si è candidato, mi pare, con Stefano Parisi. O sbaglio questa cosa? No, io non mi sono candidato. Io ho sostenuto quell'idea di Stefano Parisi, che poi mi ha deluso, mi sono ritirato, perché io sono concettualmente, potrei essere definito, una volta ci si definiva, di concezione liberale. E mi sembrava che rispecchiasse questo tipo di approccio, ma sempre con una premessa che faccio: io mi interesso di sicurezza perché solo di quella capisco, il resto non capisco nulla. Ebbene, questa è la professionalità, credo, che si rappresenta. Lei ha fatto un motto suo, io chiuderei almeno il mio intervento, poi con questo motto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che lei menziona sempre, ed è non accontentarsi del sufficiente, ma puntare sempre al massimo, diceva Dalla Chiesa. Ecco, lei anche in questa vicenda ultima punterà al massimo per trovare i giusti riferimenti anche per la sua tranquillità. Ma certamente sì, insomma, io, ripeto, io sono un agonista, quindi ho bisogno sempre di avere un avversario, quindi mi fa bene questa situazione. Beh, io ringrazio lei, il generale, per il mio ringrazio. Ci ha permesso questo incontro che noi abbiamo raffigurato, non so se vi sentite protagonisti della storia contemporanea. Per me è stata una storia degli ultimi 40-50 anni, rappresentata da chi le ha vissuta in maniera da protagonista questa storia, non soltanto di accadimenti di carattere mafioso, ma anche di proposizioni per quello che riguarda l'attualità del momento che stiamo vivendo tutti, rispetto a forme che ci avvincono come il terrorismo, che forse in quel testo generale può essere utile, almeno per avere dei punti di riferimento, perché non fare una concezione storica e anche di attualità per quanto riguarda. La ringraziamo della presenza e gli auguriamo il miglior ben avere con lei. I ragazzi dell'associazione generale per fare questi incontri sono sottoposti anche a delle possibilità di spese. Se trovo il foglio però per nominarli, probabilmente sono qui, scusatemi, ma questo consiglio per gli acquisti era necessario, come succede nei migliori appuntamenti. Abitare casa di Giovanni Pepe, Hotel Sorriso, Geo Sveva di Luigi Di Carlo, Cantina La Marchesa, Foto Peter di Giuseppe Pellegrino, Agip dei Fratelli di Giovani e Onoranze Funebri di Pignatelli. Non possiamo chiudere con questo, ma avendo poi una persona come il generale, così vivace, così di attacco, probabilmente ce ne vorrà ancora per pensare poi di proporsi per un consiglio per gli acquisti finale. Grazie a voi per l'ascolto e buona serata. Il libro, chiunque voglia acquistare il libro, ci sono delle copie all'ingresso, il ricavo da un tempo di licenza. Assolutamente. Grazie.